Una di notte praticamente ho sentito una scossa lieve, però ero un po' perplesso, non era come quella che solitamente sentiamo. E poi alle 3:30 mi sentivo scuotere, mi sono visto questo armadio che praticamente ci è arrivato addosso sul letto, eravamo bloccati, infatti disse mia moglie di uscire più presto, usciamo, dobbiamo uscire, e ho trovato anche il percorso al buio, non so come. E anche la figlia. Sì, anche i miei figli erano bloccati con gli armadi e lei infatti adesso ha accusato di un dolore alla gamba, forse l'armadio talmente pesante con la violenza gli è arrivato addosso. Questo è il palmento dove noi vendiamo il vino la domenica e il sabato. L'ha squarciato proprio, e questa è la nostra abitazione decente. Quello è un muro che solitamente è chiuso. Lì praticamente ha sfondato la parete, non so come l'ha sfondata. Perché la porta è qui, non c'è porta. Mamma, vedi che ti viene. Mamma, ma poi gli viene la bella porta in testa. Da lì ti devi togliere, perché è messa pericolosa. Lì ci posso avvicinare solo io. Ora sistemiamo tutto, una cosa. Sistemiamo tutto. Ora sistemiamo tutto. Cercate di vuole un attimo. Questo è il salone. La parete era a terra naturalmente. Distrutta, l'ha squarciata tutta dentro, dentro e fuori, tetto che manca. No, l'ha squarciata. Non picchio telefono, perché cosa fa?